Che cos'è un'intervista a letto con l'autore? Sono 4 minuti di domande insolite in una cornice d'eccezione, l'Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, dove ogni stanza porta la firma di un artista diverso e dove sopra ogni letto troverete un autore fanese. Quindi, ricapitolando, un hotel museo, un letto, un autore fanese e un modo diverso per conoscerlo meglio. Gianni Michele o Michele Gianni? Michele Antonio Oreste Gianni all'anagrafe. Il libro che vorrebbe avere scritto? È il libro che vorrei aver pubblicato, perché l'ho scritto, insomma, il libro che è il libro che ho scritto dopo 6 anni che ero stato in Centro America, quindi tornando in Italia ho dato un po' una visione dell'Italia vista venendo da un'altra realtà, e il libro si chiamava Sterilità. Però era un libro leggero, nonostante il titolo pesante. Cosa sta leggendo e in quale posizione? Ecco, dicevo che leggo sul water o sul letto, normalmente, perché non ho altro tempo di solito per leggere. E sto leggendo in questo momento il primo volume di un'enciclopedia biografica, che quindi tutti i personaggi che cominciano con la A. Stamattina ho letto La vita dell'imperatore Adriano. Ci racconta in un minuto il suo libro? Il libro che ho scritto in questo ultimo periodo è un libro di sonetti, ne ho scelti alcuni, è difficile raccontare dei sonetti, diciamo sono dei sonetti nella tradizione del sonetto che prendono spunto dalla cronaca, sonetti anche di satira. Diciamo. I malati psichiatrici vanno curati o messi in galera? E anche se è difficile, andrebbero curati, insomma. In galera purtroppo ce ne sono molti, questo lo so. Le piace di più fare l'attore o lo scrittore? Lo scrittore, insomma. Ci fa un monologhetto del San Costanzo Show? E, insomma, non è facile fare c'è in mente un dialogo che sto costruendo, quindi che è appunto di una passeggiata col cane, che dice, è un setter irlandese, cattolico o protestante? Dice, è protestante. Ah, è un pastore tedesco, sì, si chiama Otto. Questo invece si chiama setter. Ah, irlandese, è un pastore, insomma, ricomincia, va costruito un po' comunque. Ecco. Ma lei che mestiere fa? Io da parecchi anni lavoro nelle cooperative sociali con detenuti, tossicodipendenti, matti, handicappati e persone che lavorano con queste persone. Ha una figlia, Celeste. È una puffetta? Le puffette sono blu, no, lei è celeste, un'altra tonalità. Il suo cane ha scelto lei o lei ha scelto il suo cane? Ci siamo scelti, incontrati e assomigliati anche molto. Ha il potere assoluto per un giorno. Qual è la prima cosa che fa? Chiudere le televisioni. La parola che vorrebbe cancellare dal vocabolario. Siccome sto leggendo il volume con la A, sarà una parola con la A, la prima che mi viene in mente, anoressia, diciamo. Ci saluta Lola? Volentieri, saluto. No, ma non si sente ridicolo essere intervistato sul letto? No, sopra il letto si fanno le cose più piacevoli della vita. Questa è una delle Junior Suite, una grande camera con 4 finestre
sulla spiaggia, sul mare, già sono quattro opere d'arte, le finestre, e comunque poi invece ci sono delle opere di un grande artista locale, Piattella, Oscar Piattella, che è nato a Pesaro, vive a Cantiano e ha vari generi di pittura. Qui ci sono due generi, la porta, come vedremo, che è fatta con foglie e foglie d'oro. Questi invece, questi quadri qui, questo ce n'è uno, poi un altro di là, è fatto con sabbia e colla e fossili. Sono i fossili che l'artista raccoglie direttamente lui stesso nel Monte Catria. Sembrano delle conchiglie, invece sono fossili che hanno miliardi di anni, per cui quando ci batte il sole la mattina, qui siamo rivolti proprio verso l'Oriente, quindi verso dove sorge il sole, questi fossili intanto diventano luminosissimi e poi fanno dei riflessi nel soffitto che sono fantastici, sono veramente da vedere.